Bentornati, curiosi del giovedì. Oggi la Fenice vola in via Serbelloni numero 10, nei pressi della fermata della metro Palestro, per ammirare un palazzo un po' particolare. Stiamo parlando del Palazzo Solabusca, edificio signorile progettato dall'artista mantovano Aldo Andreani tra il 1924 e il 1927. Popolarmente l'edificio è stato ribattezzato Ca dell'Oreggia, ossia Casa dell'Orecchio, perché sulla parete a destra del portone d'ingresso è posto un citofono di bronzo a forma di orecchio, oggi purtroppo non più funzionante. Il citofono è a tutti gli effetti il primo citofono di Milano ed uno dei primi della storia. L'opera fu realizzata nel 1930 dallo scultore milanese Adolfo Wildt, maestro di Lucio Fontana, che lo concepì con una forma ad hoc, un orecchio appunto, quale allusione alla funzione principale del citofono, cioè quella di ascoltare. L'orecchio è stato scolpito fin nei minimi dettagli. Infatti è possibile ammirarne il padiglione, il condotto uditivo esterno e persino le ciocche di capelli. L'orecchio di Wildt è entrato a pieno titolo tra le curiosità milanesi, tant'è che il cantautore meneghino Eugenio Finardi lo ha utilizzato come copertina del suo album Acustica. Secondo una leggenda, nata intorno a questa strana scultura, se si bisbiglia un desiderio nell'orecchio di Wildt, questo si avvererà. Quindi cosa state aspettando? Correte in via Serbelloni 10 per bisbigliare il vostro desiderio. Ma attenzione a ciò che dite, da quelle parti i muri hanno davvero le orecchie.